Salve, sono Giuliano Coli e sono il Product Line Manager per la linea di prodotti Sonet SP e SP Plus per Finisar. Siamo al centro conferenze di Los Angeles per l'OFC 2011 e in questo video vi dimostrerò il nostro transceiver SP Plus per applicazioni a 10 gigabit per secondo e link fino a 80 km. Questo transceiver può supportare applicazioni client, Sonet SDH, trasporto OTN e applicazioni datacom come il 10 gigabit Ethernet ZR e il 10 gigabit Fiber Channel. Questo transceiver supporta anche il Fiber Channel a 8.5 gigabit per secondo. La caratteristica principale di questo transceiver SP Plus è che è dotato di un'unità di clock and data recovery e lo distingue dagli altri SP e SP Plus. Questo permette al transceiver di garantire le specifiche Sonet SDH per il jitter, ma anche di fornire maggiore flessibilità di disegno ai clienti datacom. In particolare, in questa demo mostriamo due test. Il primo test è un semplice test di trasmissione. L'unità DUT, il transceiver che stiamo testando, è all'interno di un'unità BERT che genera traffico e il transceiver lo trasmette attraverso una fibra di 80 km e lo riceve contando il numero degli errori. Il grafico mostra che l'unità funziona error free, zero errori. Nella seconda metà della demo noi mostriamo la misura del jitter. Utilizziamo un analizzatore di traffico e forniamo al transceiver traffico Sonet elettrico. Il transceiver trasmette otticamente al network analyzer che misura il jitter. In una misura normale di jitter l'unità sarebbe collegata direttamente all'uscita elettrica del network analyzer. In questo caso abbiamo aggiunto 15 pollici di piastra, quindi tracce elettriche, per degradare il segnale. Nonostante questi 15 pollici di traccia, la performance del transceiver in termini di jitter generato sono ancora all'interno delle specifiche Sonet SDH. Questo dimostra che i nostri clienti datacom hanno la possibilità di disegnare line card con tracce dal PHY al connettore più lunghe dell'8 pollici specificati dall'MSA, garantendo la possibilità di aumentare il numero di porte per line card. In definitiva, a questo OFC 2011 abbiamo dimostrato il primo dispositivo SP Plus 10 gigabit per secondo per applicazioni di trasporto, OTN e SDH, ma anche Ethernet. E Finisar sarà in grado di fornire prodotti per la qualifica presso i nostri clienti per la fine di quest'anno. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.